Buongiorno, innanzitutto grazie per aver accettato di fare questa intervista per Arte e Luoghi, soprattutto con non esperti come noi che siamo alunni del Liceo Classico Bene. Palmieri. Vabbè, volevamo, innanzitutto lei è la curatrice della mostra, volevamo sapere cosa vuol dire fare la curatrice e come arriva la curatrice a scegliere l'artista. Allora, per quello che riguarda la mia esperienza personale, parte tutto da una grande passione per l'arte, quindi mi sono ritrovata ad aprire una galleria d'arte anni fa a Lecce. E poi da lì, diciamo, le cose sono andate avanti perché poi dalla galleria sono passata a gestire un museo, collaboro tuttora con un museo e quindi diciamo, è la passione che mi ha segnato un po' la strada. Lo scegliere l'artista e poi decidere di fare qualcosa insieme a lui, un percorso, una forma di ricerca insieme a lui. Nasce da un amore per quell'artista. Io non riuscirei a parlare di opere che non mi piacciono, quindi devono piacere prima di tutto a me. E allora in questo modo riesco a trasmettere la bellezza di quello che ci può essere oltre il racconto, la storia, la tecnica, eccetera, però devono prima di tutto piacere. Quindi è una scelta, diciamo, un po', come dire, non casuale, nasce dalla passione soprattutto. Poi ovviamente l'esperienza aiuta e quindi adesso lo posso fare, diciamo, selezionando, anche scegliendo. Con Joseph, lui ama definirsi artista Maori in esilio. Con Joseph è stato davvero amore a prima vista, perché io l'ho conosciuto casualmente ad Irsina, che è un paesino vicino a Matera, dove lui ha scelto di vivere, vive lì da circa 4 anni, venendo dalla Nuova Zelanda. E l'ha fatto perché nella sua terra, lui è un vero Maori, uno dei pochi tuttora in vita, lì era un po' limitato nella sua libertà espressiva, perché alcuni simboli che lui utilizza nelle opere sono dei simboli religiosi maori e quindi lì era praticamente soggetto a censura. In Italia invece è più libero nella sua, diciamo, espressione artistica, si sente più libero e quindi vive in questo paesino dove veramente non ci sono pochissimi abitanti, che è diventato però nel corso di questi ultimi anni un grande polo di attrazione per gli stranieri, quindi moltissimi, probabilmente per un passaparola, non so, forse dovuto ai social. Moltissimi hanno scelto di venire lì, di acquistare casa, ristrutturare, quindi c'è un grandissimo fermento culturale. Grazie anche poi all'assessore alla cultura che si chiama Anna Maria Menta, che è una donna giovane, in gamba, che ha voglia di fare, molto propositiva e anche molto fattiva. Qual è stato l'itinerario della mostra? Fa parte di qualche progetto? Sì, questa stessa mostra è stata presentata a Matera lo scorso 2 agosto e ha creato questa specie di ponte, quindi tra Matera e Lecce, quindi fa parte di un progetto, ci saranno altre occasioni per poter collaborare insieme con l'assessorato alla cultura di Irsina e tramite Anna Maria Menta, che è delegato consigliere alla provincia alla cultura a Matera, quindi si darà il via ad una serie di iniziative che vedono coinvolte Lecce e Matera. Non è casuale la scelta della location perché anche a Matera è stata presentata all'interno di una chiesetta molto simile a questa e la chiesetta di San Giovanni di Dio quindi è stata fortemente voluta dall'artista. Tra l'altro questa è una chiesa che ha una storia importante per i leccesi perché fa parte dell'Istituto Margherita, un ex convento di suore che fu poi adibito a scuola. Che è chiuso oramai da diversi anni, però la chiesa è stata ripresa e quindi utilizzata per gli eventi culturali. Quindi noi con l'augurio che non solo la chiesa possa continuare, diciamo, ad esistere grazie all'organizzazione di questi eventi, ma che si possa anche recuperare l'Istituto Margherita perché è ancora vivo nella memoria di tanti leccesi che hanno studiato qui. L'artista proviene da una cultura Maori, però sono notevoli anche gli influssi di una cultura anche occidentale all'interno dei quadri. Cosa può dirci al riguardo? Allora, assolutamente sì, parte dalla cultura Maori, ma in realtà sposa perfettamente quella che può essere la nostra tradizione popolare. I simboli sono quelli Maori, quelli che riusciamo ad intravedere. Ci sono tantissime citazioni all'arte, alla letteratura.
Lui spesso usa sugli sfondi immagini che ci riportano a De Chirico, parla di Giulietta e Romeo e lo fa in una maniera invece positiva, nel senso che nella sua cultura, nella realtà esistono queste due figure di Giulietta e Romeo che però hanno una storia a lieto fine. Quindi nella sua tradizione invece questa coppia di amanti alla fine riesce a sposarsi, nonostante tutte le vicissitudini sentimentali e familiari, riesce a sposarsi e riesce addirittura ad avere dei figli. Tanto lui attinge tantissimo anche dai nostri artisti dell'arte moderna. Si lascia, come dire, catturare da quello che sta piano piano imparando qui in Italia. Grazie, la ringraziamo da parte di Arte e Grazie. Luoghi e del Liceo Polmieri. Grazie a voi.